Ciao a tutti, io sono Chef Gabri, questo è il mio canale di cucina e oggi voglio prepararvi una ricetta veramente semplice ma veramente buona e goduriosa, che è una lasagnetta con salsa di carciofi e crema di parmigiano. Venite qua che vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, qua abbiamo dell'olio extravergine di oliva, che ci serve più o meno in tutto, poi c'è per la pasta 200 g di farina e 2 uova e del sale. Da questa parte per la crema di parmigiano abbiamo della panna 250 g, 200 g di parmigiano grattugiato e altri 50 g che ci serviranno per fare una bella crosticina esterna. In più per la salsa di carciofi abbiamo della cipolla intorno ai 150 g e 300 g di carciofi. Poi utilizzeremo anche del marsala all'incirca mezzo bicchiere. Eccoci, siamo pronti, andiamo a fare la nostra pasta. Ho già preparato la farina, ho creato una piccola fontana con all'interno le due uova, un pizzico di sale e un goccio d'olio. Cominciamo con la forchetta a portare un po' di farina all'interno della nostra fontana. Quando vi sentite più sicuri, cominciate pure rompendo le uova. L'impasto comincia ad avere una consistenza, diciamo, più ferma, si può cominciare ad utilizzare le mani, che sono fondamentali quando si prepara della pasta fresca, che il calore delle mani è uno degli ingredienti fondamentali della pasta fresca. Perciò a questo punto cominciamo ad impastare. Cercate di raccogliere tutta la farina. È un processo abbastanza lungo, all'incirca ci vogliono sui 10-15 minuti. Allora, sono passati circa 10 minuti da quando abbiamo cominciato e come vedete l'impasto è molto più, c'ha una consistenza perfetta. Infatti adesso andiamo a preparare la nostra pallina di pasta. Eccola qua. Guardate che bellezza, potete notare anche la consistenza molto morbida. E adesso andiamo a metterla dentro la pellicola e a riposare per circa una mezz'oretta. Stop, siamo pronti a preparare la nostra salsa di carciofi, quindi procediamo con il tagliare la cipolla. Innanzitutto si eliminano le estremità e il primo strato. In questo modo. Poi semplicemente la andiamo a tagliare a metà e procediamo con tagliare delle listarelle. E la andiamo a mettere in padella. Aggiungiamo subito dell'olio extravergine. E facciamo partire dolcemente la nostra cipolla finché non sarà bella imbiondita. Nel frattempo prepariamo i nostri carciofi. Si eliminano le foglie più esterne perché sono molto coriacee. Un primo strato di pelle dai gambi.
potete utilizzare un coltello piccolo come questo, oppure anche con uno per la patate potete benissimo eliminare questa parte. Poi si procede con eliminare la parte più esterna della testa. Si tagliano a metà e si elimina la barbetta con un movimento circolare. Ok? Procediamo con il secondo carciofo. Questi carciofi sono della varietà Violetti e sono indicati per subire una cottura, a differenza dei carciofi Moretti che sono molto buoni anche crudi, per insalate o qui da noi a Firenze li mangiamo al pinsimonio. Prima o poi farò vedere una ricetta. Benissimo. Se avete paura di metterci troppo tempo e i carciofi cominciano ad annerirsi, potete benissimo conservarli in un po' di acqua e limone. Questo garantisce che il colore del carciofo rimanga invariato. Una volta tagliati i nostri carciofi alle listarelle, ci avviciniamo al fuoco. Aspettiamo un minuto che le nostre cipolle siano pronte. Aggiungiamo i carciofi sul nostro letto di cipolle e facciamoli prendere un po' di calore. Adesso possiamo aumentare un po' il fuoco. Facciamo amalgamare bene. E possiamo già aggiungere un pizzico di sale che aiuta a rilasciare i liquidi delle nostre cipolle, dei nostri carciofi, e ad aumentare così il sapore. Sono passati circa 5 minuti da quando abbiamo aggiunto i nostri carciofi alla preparazione e adesso possiamo andare con il marsala.
Mi raccomando, questo procedimento è sempre a fuoco alto, perché l'alcol deve evaporare velocemente, così che possa rimanere soltanto il gusto del liquore che stiamo mettendo, in questo caso del Marsala. Ovviamente, se a voi preferite, potete fare benissimo con del vino bianco, del vino rosso, a vostro piacimento. Nel frattempo abbiamo preparato un brodo molto semplice con della cipolla, della carota e del sedano, un brodo vegetale classico che utilizzeremo per andare a completare la preparazione, per permettere al carciofo di cuocersi del tutto. Intanto vedete come le cipolle si stanno sfaldando e stanno caramellizzando come noi desideriamo. Aggiungiamo del brodo un paio di mestolini e lasciamo proseguire la cottura fino a che non è del tutto evaporato. Nel frattempo ho messo sulla panna per la crema di parmigiano e quando noi dovremo aspettare finché non cominciano a comparire le prime bolle di bollitura intorno alla padellina della panna. A quel punto aggiungeremo il parmigiano a fuoco spento e amalgameremo bene. Come vedete la panna sta cominciando ad avere le prime bolle, quindi possiamo spegnere il fuoco. Ci spostiamo qua e cominciamo ad unire il nostro parmigiano molto semplicemente all'interno della panna. Perfetto. Andiamo ad amalgamare il tutto con una frusta. Continuiamo finché non sarà tutto completamente sciolto. Ragazzi, c'è un profumo qua che perfetto. È giunta l'ora di stendere la pasta. Prendiamo la nostra amica, l'abbiamo lasciata qua a riposare. Vediamo un po' se riesco ad aprirla. Ecco fatto. Ottimo, direi che ci siamo proprio. Dividiamo il nostro impasto a metà, all'incirca. E aiutandosi con dell'altra farina, che cospargeremo qua sul nostro piano, cominciamo a stendere la nostra pasta. Prima di tutto gli diamo un'altra giratina. E poi partiamo con il nostro mattarello. Voi dovete armarvi di forza e di pazienza e vedrete che raggiungerete un ottimo risultato. Giriamo e stendiamo, giriamo e stendiamo. Eliminiamo la farina in eccesso e stendiamo per tutta la lunghezza della pasta. Ottimo. Giriamo e stendiamo. Dovremo cercare di raggiungere uno spessore di all'incirca 1-2 mm, non molto spesso.
Perfetto. Ancora. Ah, guardate che bellezza. Ragazzi, non dovete più andare in palestra una volta fatte queste ricette. Vedi le nonne perché erano così forti e intimidatorie? Perché tutte le settimane pasta fresca, mattarello e via. C'è anche chi addirittura la fa tutti i giorni. Sono tempi lontani. Guardate come sta cominciando a venire la nostra pasta, bella liscia e bella fine. Siamo quasi. Potete cominciare a vedere che attraverso la pasta si cominciano a intravedere le mani, quindi vuol dire che siamo vicini al nostro obiettivo. Non perdiamoci d'animo. Ed eccoci qua. Guardate che bellezza. Ho tagliato la nostra pasta a rettangoli e adesso andremo a dargli una prima sbollentata all'incirca per un minuto. La sbollenteremo nel nostro brodo vegetale. Possiamo farne anche due per volta, stando attenti che siano belle separate. Ovviamente il nostro brodo lo abbiamo un po' leggermente salato perché contribuisce a dare del ottimo sapore alla nostra pasta. Scusate, cari. Benissimo, direi che ci siamo. Possiamo togliere la nostra pasta e la passiamo direttamente in dell'acqua con ghiaccio per farla raffreddare e stoppare la cottura. Ecco qua, e procediamo con le prossime. Una e due. Perfetto. Aggiungiamo del ghiaccio, che l'acqua deve essere molto fredda quando andiamo ad aggiungere le nostre sfoglie.
ottimo, proseguiamo. La pasta si sta ribellando. E voilà, ce l'abbiamo fatta. E ci abbiamo questa malandrina. Eccola qua, bastarda. Eccola, via nell'acqua. Le ultime due. All'incirca sono due porzioni, che tre lasagnette a testa secondo me è ottimo. Lasciamo cuocere, nel frattempo come vedete i nostri carciofi hanno raggiunto la cottura desiderata e siamo quasi pronti per andare a costruire le nostre lasagnette. Procediamo con asciugare la nostra pasta. Quindi la poggiamo su della carta assorbente e la tamponiamo ben bene, finché non è bella asciutta. Tranquilli, anche se diciamo che rimane leggermente umida, non è un grave problema. Siamo pronti per la parte finale della nostra ricetta. Andiamo a costruire le nostre lasagnette. Allora, procediamo con la nostra pasta che abbiamo sbollentato nel brodo salato e andiamo ad adagiare un po' della nostra salsina di carciofi. Ecco fatto. Giusto un altro pezzettino. Ci può stare qua, in questo buchetto. Poi, mannaggia, andiamo ad aggiungere la nostra crema di parmigiano. Guardate come la consistenza è cambiata, adesso è più ferma. Quindi andiamo ad aggiungerla qui alla nostra preparazione. Ma abbondiamo pure. E chiudiamo la nostra lasagnetta. Perfetto. A questo punto possiamo eliminare la pasta in eccesso. E andiamo ad aggiungere dell'altra cremina di parmigiano sopra la nostra lasagnetta. E una manciatina leggera di parmigiano fresco sopra. Questa è la nostra lasagnetta. Adesso andremo a mettere in una teglia e la cuoceremo per circa 20-25 minuti a 180 gradi in un forno statico. Ragazzi, ci siamo, dopo ore, 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 finalmente è arrivato il momento. Ah, eccole qua, che spettacolo. Guardate un po' che robina. Ah, la crosticina, proprio quella che volevamo noi. Ah, che bellezza. Ma che cos'è? Sono delle lasagnette a carciofi, Mati. Adesso ne prendiamo un esempio. Ah, questa è proprio la parte che preferisco. Eccoci qua. Guardate che spettacolo. Ah, bellissimo. Ed ecco qua. Fantastico. Direi che è arrivato il momento fatidico, cioè l'assaggio. Togliamo questa ingombrante e cocente teglia. Arrivederci. Oh, eccoci qua. Guardate l'interno. Una bella gelatina. Veramente amazing, ragazzi. Buonissimo il carciofo con il parmigiano e la
E la panna, vabbè. Diciamo che era semplice fare qualcosa di buono con questi ingredienti. Comunque. Buonissimo, ragazzi. Mi raccomando, provateci e fatemi sapere come viene. D'accordo? Al prossimo video. Ciao.